Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, un Polifemo dedicato al commento, al voto per le elezioni comunali di Taranto. Come tutti sapete, giorno 25, questa singolare tensione, questo ballottaggio tra la dottoressa Stefania Baldassari, candidata per il centrodestra e per alcune liste civiche, e dall'altra parte il centrosinistra col dottor Rinaldo Melucci. Abbiamo assistito ad una campagna elettorale molto accesa che è sfociata molto sul personale, devo dire, più che sui contenuti, almeno per alcuni candidati, non per tutti. Ora il dado è tratto, siamo al ballottaggio. E allora intanto dobbiamo ringraziare questa splendida location che sta diventando la nostra casa, la casa di Polifemo. Mi riferisco alla tenuta Montefosco, tutti sapete dove si trova, contrada Montefosco, sulla via per San Giorgio Ionico. Una struttura elegantissima, una antica masseria che è stata riattata, che è stata ristrutturata e ora ospita il ristorante Sfizi di Teodoto, sale ricevimenti, meetings, convegni, residenza alberghiera e quant'altro, dotata di un ampio parcheggio immersa nel verde. Ma cammin facendo vi illustreremo le bellezze di questa struttura. Andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a partire dal dottor Tommy Lucarella, segretario cittadino di Taranto del Partito Democratico, candidato al Consiglio Comunale di Taranto con il PD. Se Rinaldo Melucci diventa sindaco, Tommy Lucarella diventa consigliere. Idem, a parti invertite, l'avvocato Mimmo Lardiello, lui è il coordinatore di Forza Italia Giovani, coordinatore regionale, nonché candidato al Consiglio Comunale di Taranto. Nell'ipotesi in cui la Baldassari diventasse sindaco, Mimmo Lardiello diventerebbe consigliere comunale. Invece sta più tranquillo, è già consigliere comunale, nessuno gli può togliere nulla, e abbiamo l'avvocato Francesco Nevoli, candidato con il Movimento 5 Stelle a sindaco di Taranto. E dulcis in fundo, last but not least, l'avvocatessa Ileana Baldo, è stata candidata al Consiglio Comunale di Taranto con Taranto Respira a sostegno di Vincenzo Fornaro, sindaco. Quindi abbiamo uno spaccato di coalizioni che hanno appunto sostenuto questo tour de force della campagna elettorale. Partiamo subito da Tommy Lucarella. Tommy Lucarella, devo dire che il PD, centrosinistra, ha ribaltato un po' certe previsioni negative che si stavano ingenerando, perché diciamocelo, il PD era partito da una situazione conflittuale, di implosione all'interno, poi però forse è stata la capacità di Melucci di andare oltre il PD, di aggregare altre realtà e con 4 punti percentuali più o meno al di sotto della Baldassari, Melucci arriva al ballottaggio. Però il ballottaggio è tutta un'alea, è tutto un rischio. Fate appelli ai competitor, agli ex competitor, agli altri candidati sindaci, alle altre coalizioni, poiché punti di convergenza si potrebbero trovare. Per esempio, mi pare che ci sia stato anche l'appello agli ambientalisti, no? Però alla coalizione di Fornaro, però mi sa che lì si è su piani completamente diversi. Poi l'avvocatessa Baldo ci dirà come conciliare, no? L'inconciliabile, perché davanti a 10 decreti salva Ilva non penso che il matrimonio sia possibile. E allora come ci si sta preparando? Finita la campagna elettorale, è ancora in corso. Finita la campagna, la prima fase della campagna elettorale, io penso che adesso i partiti intervengono relativamente poco, il tutto è si riparte 0-0. I due candidati sindaci che sono stati poi alla fine scelti o premiati, o come utilizziamo l'aggettivo migliore, per Melucci e per Baldassarre. Baldassarre, chiedo scusa. Pure io all'inizio dicevo Baldassarre, quello è uno dei re magi. Diciamo, adesso si riparte, come dicevamo, 0-0, e per cui saranno i cittadini a decidere sulla base dei loro programmi, della loro visione del futuro della città e di che cosa intendono fare per questa città. Come dicevo, prima erano i partiti che chiaramente gareggiavano con i propri candidati al Consiglio Comunale
e quindi vedono in campo, calcoliamo 32 per ogni partito, si immagina 37 liste, quindi avevamo un esercito di gente che si muoveva da destra a sinistra passando per il centro per i movimenti civici. Adesso invece il confronto è 1-1. Chi secondo me è più bravo ad intercettare, guarda, non tanto, se mi posso permettere con il dovuto rispetto, non tanto forse noi dobbiamo, tutti quanti noi, non tanto dobbiamo intercettare la persona o il raggruppamento che in quel momento lì è stato lontano da noi per diversi motivi, aveva altri candidati sindaci. Penso che noi dobbiamo fare ammenda tutti quanti insieme di una situazione che si è venuta a creare. 70.000 persone non sono andate a votare e questa la colpa è da questa. E penso che non ci andranno manco al ballottaggio. Anzi, non possiamo... Lucarella mi consenta, io penso che se noi abbiamo avuto il 58% dei votanti, quindi abbiamo avuto un 42%, sì. Sappiamo che in sede di ballottaggio ci sarà una flessione, purtroppo, perché molti, chi aveva interesse a sostenere Caio Sempronio perderà questo interesse, perché l'estate diventa sempre più accattivante e quindi poi escono, noi potremmo avere un sindaco eletto con il 40%. 30-40%. E questo, diciamo, non è per nulla positivo, perché chiaramente noi dobbiamo tentare di intercettare quel tipo di elettorato che è rimasto sfiduciato, forse ha voluto anche lanciare un messaggio rispetto a quello che era la questione politica della prima parte di questa campagna elettorale. Però ho notato che Melucci a un certo punto della sua campagna elettorale astutamente ha detto: qui ci sono due nomi pesanti che evocano la vecchia politica e anche quella nausea politica che parte del PD ha determinato. Certo, è nell'immaginario collettivo, Pelillo e Vico non sono molto simpatici, non hanno molto appeal. Allora cosa ha fatto Melucci? Ha detto: ora cerco di allargare alla società civile, mettiamo in campo il discorso delle crociere, dello sviluppo, ha allargato a Capriulo, si è preso i centristi, è uscito da quel PD reduce, erede dell'antica falce e martello, o democristianizzato, peggio ancora. Quindi dico, Melucci è stato furbo, ha capito che diciamo, bisognava stato, portare qualcosa di nuovo. È stato bravo, diciamo, nel mettere insieme tante anime. Io l'avevo sottovalutato, invece lo sto rivalutando. Mettere insieme tante anime. È chiaro che, ora, noi, come stavo dicendo, lei mi ha parlato prima, dottore, degli accordi che... Sì, degli accordi. Anzi, facciamo una bella cosa. Che si possono fare. Mi perdoni, siccome siamo amici e ci conosciamo tutti, ci chiamiamo per nome, ho pensato l'altra sera, cioè, ma perché non ci diamo, anche in televisione non siamo noi stessi, visto che ci chiamiamo Tommy, Francesco, Luigi. Mimmo, chiamiamoci per nome, no? Togliamo queste etichette. Tommy, allora. Luigi, senti, rispetto alla domanda che tu mi hai fatto invece degli apparentamenti o degli accordi oppure delle vicinanze politiche che si possono creare, io le chiamo più così. Il programma di ogni candidato sindaco adesso in campo, certamente, in particolar modo per quanto mi riguarda, perché non posso giudicare e parlare per altro, per quanto riguarda il programma di Melucci, è aperto alle convergenze diverse. Certo, perché dobbiamo negarlo? Ci sono degli approcci con gli altri, tra virgolette, competitor sindaci, ma giustamente, come tu hai fatto rilevare, bisogna un pochettino trovare la quadra rispetto a ciò che ha detto quel candidato sindaco, che in quel momento era, diciamo, contro, tra virgolette, o diverso, diciamo, come idea dal candidato sindaco, in questo caso, per quanto mi riguarda, Melucci. Penso che dobbiamo trovare le convergenze, ma vedi, non è una convergenza soltanto di interesse, che è quello perché dobbiamo vincere il secondo turno di questa battaglia elettorale qua. Io penso che le convergenze bisogna trovarle fermo restando i propri credi, fermo restando le proprie idee e nel pieno rispetto delle proprie convinzioni di ognuno di noi, chiaramente, bisogna trovare le convergenze rispetto alla visione e di che cosa vogliamo fare per questa città, per il futuro. Posso dare un consiglio amichevole a Melucci? Io, se fossi Melucci, offrirei un bel viaggio, andate e ritorno, al signor Pelillo e alla consorte in una bella vacanza. Pelillo non è candidato di modo, sindaco, no, di modo che la Pelillo non sortisce molta simpatia politica, ma allora no, in quel modo, tenendolo lontano, sicuramente Melucci avrebbe benefici. Io a Rinaldo...
una la prossima croce, nave che arriva. Una croce, io darei questo non consiglio. Non ci sono giustificazioni da parte mia, lo sai tutte le volte. Nel suo interesse, non nel mio, ma non e se quello là, siamo da farsi la croce del Benito, se la potrà fare. Ecco. Così arriverà. Questo consiglio lo do proprio fraternamente a Rinaldo Menucci. Ridiamo. Ridiamo. Allora, Mimmo Lardiello. Pronti. E allora, ma una domanda, io mi devo, attenzione, devo essere cattivo. C'hai il domandone pronto. Devo essere cattivo. Ma Stefania Baldassarre ha fatto la mia lista. Io ho raccolto la società civile, qualcosa di svincolato dai partiti, come se quelli che sono i partiti tradizionali, perché poi alla fine Forza Taranto è la legittima rappresentante di Forza Italia come direzione Taranto e di direzione Italia. Non vedo cosa ci sia di cui vergognarsi, assolutamente nulla. Però come se i partiti fossero un po' stigmatizzati e lei volesse fare, tra virgolette, la grillina, mi perdonerà l'amico Francesco Neri. No, ma l'ha detto lei pubblicamente. Ecco, vuole fare la grillina e volendo ecco perché voglio far dire. Vedere una novità e dici i partiti mi portano voti, però siccome la gente è stanca dei partiti, i partiti cambiamogli nome, teniamoli in disparte. Credo affatto che sia così. Buonasera a tutti innanzitutto, è legittima la tua riflessione giornalistica opportuna. Io credo che Stefania dica la verità, perché lei non è iscritta a nessun partito. Il sostegno di... Però mi deve rispettare. Io non mi sento affatto non rispettato, onestamente, come me tutti gli altri che hanno condiviso con me un percorso, dice quello che è vero. Lei è una candidata della società civile che a un certo punto del suo percorso di vita professionale ha deciso di costruire su se stessa una proposta di candidatura e Forza Italia ha proposto il suo sostegno. Quindi non però ci vedo nulla. Non è che di... ha fatto un po' anche per il ballottaggio, ora sta includendo tutti. Ma Concito sono arrivati, lei ha minacciato querele, poi dice ma io accolgo pure. Ma Cito. A me non sembra che stia accogliendo nessuno. E ha detto abbia... io voglio fare un messaggio a me per la città. Sembra che abbia fatto semplicemente un appello, come è logico che sia, a prescindere da valutazioni su scelte politiche o diciamo comunque scelte elettorali che spettano a lei. Lei ha rivolto un appello alla cittadinanza e a tutti coloro i quali per quello che è stato l'esito del primo turno non avranno il loro candidato sindaco votato al primo turno che sarà presente nel ballottaggio. Sono persone che hanno il diritto di voto, che io mi auguro, riagganciandomi anche al tema dell'astensionismo, comunque vadano a votare, perché è fondamentale. Rivolgo un appello a tutti, cioè da quello che succederà il 25 giugno dipenderanno i prossimi 5 anni, se non addirittura 10, considerando che molto spesso i sindaci vengono riconfermati, di storia della città. Quindi attenzione, l'analisi era giusta e bisogna anche chiedersi perché tanti non sono andati a votare, però rivolgiamoci a chi ci sta ascoltando, sollecitando a scegliere, a capire, a valutare nella massima libertà, perché l'appuntamento del 25 giugno è un appuntamento importante. È chiaro che poi gli schieramenti che nel primo turno hanno ottenuto dei consensi daranno, come legittimo che sia, qualora ritengano, delle indicazioni, che possa essere una non indicazione, la libertà di coscienza, però ognuno dei quali a Taranto ha un diritto di voto, e ribadiamo, anche chi non è andato a votare al primo turno può votare al ballottaggio, è giusto che debba scegliere. Ok. Francesco Nevoli, avvocato Francesco Nevoli, Ciccio, perché non ho detto che siamo... Ci diamo del tu. Siamo del tu. Ma perché, siamo un ambiente familiare. Perché dobbiamo fingere, nella vita normale di tutti i giorni, ci si vede, ci si parla, ci si ride, si scherza, si prende il caffè e ci si chiama per nome. Ma perché questa ipocrisia? Omnia munda mundis, tutto è puro per i puri. Non è che dice, lo sta chiamando Francesco, Giovanni, Pasquale, allora sono amici, si corrompono televisivamente. Assolutamente. Allora, Nevoli, intanto devo dire che il tuo risultato come candidato sindaco mi pare che ha un quid pluris rispetto alle liste. Quindi chi diceva che Nevoli, qualche maligno, non ha portato un buon risultato ai 5 Stelle, numericamente, numeri alla mano, se i 5 Stelle al Comune hanno preso 10, dico per dire, Nevoli ha portato 2, 12. Quindi a quel punto c'è stato comunque numericamente un quid pluris. Ovviamente la domanda è pleonastica, è scontata, penso che al ballottaggio avrete l'imbarazzo della non scelta. Beh, perfetto, benissimo, benissimo.
Allora, con questa domanda mi hai dato una valanga, una valanga di spunti. Come farà cerchiamo... Douglas Costa per la Juventus l'anno prossimo sulle falce? Là sono ferrato, no, mi limito ai colori rosso-blu del Taranto e per cortesia non entriamo in quel, in quel contesto perché... Vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Perché mi rattristisco ancora di più. Allora, facciamo un'analisi complessiva del voto. Vabbè, innanzitutto noi non diamo indicazioni di voto, noi non facciamo apparentamenti. E ti chiedo cortesemente di non farmi esprimere giudizi tanto sull'uno quanto sull'altro candidato, perché sennò dalle mie risposte potrebbe sembrare che io propenda per l'uno o per l'altro. Perfetto, perché noi riteniamo che nessuno dei due candidati possa andare bene per Taranto. Quindi comunque sia, non entro nel merito delle, né di Rinaldo Melucci né tantomeno di... Neanche c'è un meno peggio. Peggio. No, non c'è un meno peggio, non c'è un meno peggio. Quindi non riesco a trovare io un meno peggio. Quindi per me pari sono. Pensiamo a noi piuttosto, perché questo voto ci deve fare tanto riflettere. Perché è vero sì, io ho qui dei numeri, è vero sì che io ho totalizzato un totale di 11.652 voti, pari al 12,43%, che sono... e quindi conteggio 2.855 voti in più rispetto alla lista, ma noi siamo partiti per vincere queste elezioni, per cui obiettivamente è un dato che da un certo punto di vista mi fa piacere, ma però, non mi soddisfa più di tanto. Però è in linea con il trend nazionale, sì, dei 5 Stelle come risultato. Se dobbiamo far riferimento anche ad un contesto più ampio, può essere anche in linea con il trend nazionale. Diciamo anche che su 57 comuni del sud, esclusa la Sicilia, Taranto registra il 18° risultato, il 9° in Puglia, e che comunque in Italia ci sono 10 comuni al ballottaggio, perché si è aggiunto anche Asti a seguito di un riconteggio delle schede. Posto però che secondo noi Taranto è una realtà diversa per le sue peculiarità dal resto d'Italia, noi non riteniamo di dover inquadrarci nel trend nazionale. Noi veniamo anche da un partito, da un soggetto politico, meglio il Movimento 5 Stelle, un soggetto politico che nel 2012 non riuscì neanche a superare la percentuale dello sbarramento. Veniamo dall'esperienza di Furnari e Labriola, parlamentari che poi hanno pensato di aderire al gruppo misto. Furnari si hanno tracce? No, per sapere se è vivo, se sta bene, che fa. Io sarei curioso. A noi non pervengono notizie. No, ma pure per così, per uno dice, ma è vivo, non è vivo, sta bene, cosa fa? Boh. Non posso esprimermi in questo senso. Io dico che Taranto è una città a parte rispetto al resto dell'Italia, per le sue peculiarità. E quindi magari confidavamo anche noi di essere tra quei comuni che sono, in cui il Movimento 5 Stelle è arrivato al ballottaggio. Che cosa voglio dire in proposito? Voglio dire che quel dato mio personale sì, mi rallegra da un certo punto di vista, perché sono voti liberi, sono 2.855 voti liberi che ho conseguito, ma doveva vincere il Movimento 5 Stelle, dovevamo arrivare al ballottaggio. Che cosa è mancato? Io credo che si debba vedere il nostro mancato successo, si debba ricomprendere in quella percentuale di elettori che si sono astenuti, il 45-50% per la precisione, non sono andati proprio a votare. E allora dove non siamo stati sufficientemente bravi noi? Nel convincere queste persone ad andare a votare, perché il nostro elettorato, anche se poi io personalmente posso aver rosicchiato qualcosa ad altri candidati sindaco, perché il mio dato magari è in controtendenza rispetto ai primi due, quelli che sono al ballottaggio, noi avremmo dovuto incidere su quei cittadini che non sono andati a votare. E allora abbiamo fatto una campagna elettorale ridotta all'osso per quanto riguarda i tempi, perché abbiamo fatto sostanzialmente 25 giorni di campagna elettorale, evidentemente non sono stati sufficienti per poter diffondere adeguatamente il nostro programma. O comunque magari chi sta parlando in questo momento non è stato sufficientemente convincente, attenzione, io faccio il mia colpa personale, perché comunque il candidato sindaco è sempre il soggetto su cui legittimamente si ripongono delle aspettative, e se le elezioni non vanno bene è colpa anche del candidato sindaco. Ci mancherebbe altro. L'avvocatessa Eliana Baldo, candidata al Consiglio Comunale con Taranto Respira. Beh, indubbiamente il risultato di Fornaro, il risultato della coalizione, è un bel risultato. Però alla fine quello che conta sono i seggi. E in Consiglio Comunale Fornaro riporta un seggio.
come i 5 Stelle ne riportano 2. Se però noi andiamo a considerare le forze, chiamiamole antisistema, e quindi penso ai 5 Stelle, penso alla coalizione di Fornaro, penso a Romandini, penso a Sebastio, pur con una visione diversa per quanto riguarda la grande industria, perché Fornaro è per la chiusura, mentre Sebastio è per la famigerata ecocompatibilità. Però io dico, le forze ambientaliste, no? Se si fossero unite, ora staremmo a parlare di un'altra storia. Purtroppo, secondo me, in questa città i particolarismi, i personalismi, il volersi sentire a tutti i costi la prima donna, il re, la regina, alla fine non ti fanno un effetto contrario. E poi uno dice sì, ho preso un bel risultato, ho preso il 9-10%, però alla fine cosa produco? Un consigliere. E il sistema elettorale. Però dico, questa città, cioè, secondo me, l'analisi che io ho fatto, le spaccature nel mondo, in quel mondo antisistema, senza dare colpa a X o a Y, però sta di fatto che numericamente quelle forze forse sarebbero al primo posto, forse avrebbero sfiorato anche la vittoria al primo turno. Sì, indubbiamente così. C'è stato un tentativo di dialogo con tutti gli altri candidati sindaco, con Sebastio, con Romandini. Purtroppo è vero quello che dice lei, l'affermazione è un'affermazione oggettivamente vera, cioè i personalismi non pagano, non conducono un buon risultato. Togliendo questo discorso davanti, poi c'è stato un problema di incompatibilità sui programmi. Come con Sebastio, penso, diciamo, però con Romandini, se vogliamo, c'erano delle affinità, un minimo comune denominatore, anche con i 5 Stelle, poi vabbè, i 5 Stelle hanno un loro regolamento, quindi il minimo comune denominatore, se parliamo di programmi, c'erano tantissimi punti di identità. C'erano tantissimi punti di identità, ma altrettanti punti di distanza. Quindi se c'è stato un tentativo di avvicinamento, allo stesso modo, se non si è raggiunto il risultato, non si può imputare soltanto a un problema di personalismi. Evidentemente c'è stato un problema anche di contenuti alla fine. Ora al ballottaggio cosa farete? Come Nevoli? Al ballottaggio la risposta è nella storia del movimento di Fornaro, quindi non si può ovviamente dare supporto a nessuno dei due candidati. Quindi andate al mare? Noi non diamo nessun appoggio e quindi non possiamo, come giustamente ha detto il collega Nevoli, non possiamo neanche dare indicazioni di voto. Vedete le convergenze? Collega, perché siamo avvocati. Ma anche Mimmo Lardiello. Avevamo anche invitato il dottor Sebastio, che però per degli impegni di partito, se poi avessimo chiamato pure la dottoressa Baldassare, avremmo fatto la giustizia in tutte le Sebastio sue, avremmo avuto anche la procura, ecco, le sue, mancava tutti i difensori di parte civile, tutti e tre, e poi magari qualche indagato o qualche imputato li avremmo trovati in qualche lista, visto che ne stavano tanti di soggetti candidati con certe vicende giudiziarie, e avremmo proprio fatto uno spaccato della tra virgolette giustizia a Taranto. Bene, ringraziamo intanto la tenuta Montefusco, che ci ospita. Davvero suggestiva la sala ricevimenti Sfizi di Teodoto, che accoglie circa 200 ospiti, meta ricercata da coloro i quali amano gustare la gastronomia locale tipicamente mediterranea, in alcuni casi rivisitata e resa creativa per offrire proposte culinarie alternative rispetto appunto a quelle tradizionali. Bene, nella terza parte avremo un nostro angolo, il nostro momento musicale, con Franco Guitto, la voce di Taranto, noto cantante e cantautore, cantante e direttore artistico. Ci fa rivivere i classici della discografia italiana e non. Ma ora è il momento di andare in pubblicità, alcuni minuti e saremo di nuovo con voi.
Ci risiamo, seconda parte di Polifemo e il commento al voto, appunto, dopo il primo round, la prima fase, diciamo così, in attesa del ballottaggio. Riprendiamo la nostra chiacchierata con Tommy Lucarella, segretario cittadino del Partito Democratico, nonché consigliere comunale del PD, e lui si augura, in caso di vittoria di Menucci, ovviamente, di entrare nella massima assise tarantina. E allora, Lucarella, qual è a livello di programmi? Perché io noto che i programmi poi alla fine, al di là di chi ha posizioni molto così decise in materia di Ilva, di ambiente, i programmi tutto sommato si equivalgono. Perché la maggior parte, quasi tutti, parlano di ambientalizzazione, di ecocompatibilità e poi lo sviluppo turistico, l'economia, la cultura, bla 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 bla. Ma qual è la cifra differenziale del programma di Melucci? Cioè, Melucci cosa offre di più ai cittadini in termini di programmi rispetto agli altri candidati o al candidato Baldassarri? Secondo la mia visione, ovviamente. E anche del partito, perché Tommy, tu sei il segretario cittadino. La mia visione per dire. Noi interpretiamo un modo di... Intanto bisogna creare un distinguo, ammettendo le colpe, se mai vi sono state, se ci sono state bisogna ammetterle, rispetto al passato. Partendo appunto da determinati errori o determinate cose fatte bene del passato, penso che noi dobbiamo creare una discontinuità con un vecchio modo di fare la politica. Della Giunta Stefano? Anche della Giunta Stefano. Però avete un pezzo da 90 che è l'Onucci, eletto con quasi 1800 voti, che fa il vice sindaco, uno che dice prendiamo le distanze da Stefano. No, guarda, di Gregorio e Stefano. Le chiedo scusa. Prego, prego. Allora, noi dobbiamo cominciare a parlare di una nuova gestione, di una nuova amministrazione comunale. Io penso che se noi cominciamo a parlare dell'amministrazione comunale che sta entrando, no? Guardando a tutto quello che era il passato, vuol dire che di determinate cose nuove che vogliamo introdurre in questa città, rispetto alla visione della città, rispetto a un modo di fare nuovo, rispetto alla concezione politica, rispetto all'ambiente, rispetto all'Ilva, rispetto al rapporto con la grande industria, rispetto al rapporto con il governo, rispetto al rapporto con la regione, rispetto al rapporto con i cittadini stessi, rispetto al rapporto con le associazioni di categoria. Se noi non cominciamo ad immaginare una politica diversa, un modo di fare diverso, una concezione, una visione della città diversa, vuol dire che non facciamo altro che ritornare, andiamo avanti tenendo la testa indietro. Luca, andiamo alle cose concrete. Cioè, qualcuno dice voglio votare Melucci, ok, cosa mi attira di più ai fini proprio dello sviluppo della città di Melucci rispetto alla Baldassarri, visto che, o alla coalizione della Baldassarri? Come ho detto prima, penso che vi sia una visione diversa della città. Un rapporto diverso con i cittadini. Andiamo un rapporto che sia partecipato con i cittadini stessi, a partire dalla formulazione di un programma, a partire dalla formulazione del bilancio, a partire dagli incontri con i cittadini e con le associazioni. Se prima non vi è stato, adesso bisogna perseguirlo. E rispetto a questa cosa, anche al rapporto che non vi è stato con la grande industria, che Obdottocollo esiste in questa città e bisogna alla fin fine dialogare, ma la grande industria o coloro che hanno acquistato devono pur sapere che prima di passare, di acquistare l'Ilva, devono parlare con i cittadini di Taranto, devono parlare con le forze politiche qui presenti. Però ci sono stati 10 decreti salva Ilva. Chiedo scusa. Cioè, adesso non è che li ha fatti lo Spirito Santo. Penso che dobbiamo andare avanti guardando a quello che è il futuro della città. È chiaro, ci sono stati. Scordamoci o passato. No, non è scordamoci o passato. Sono stati 10 decreti, va benissimo, o va malissimo per qualcuno, però noi dobbiamo in questo momento qui capire che cosa offriamo alla città. E con la gestione Stefano? Con la gestione Stefano? Stefano chiude il 26 di giugno. Dico, lo so. No, dico, cioè si parla di discontinuità, però ci sono dei pilastri della gestione Stefano. Come vostri rappresentanti, perché Di Gregorio e Lonucci sono stati eletti, devo dire, con un altissimo consenso, e uno dice che faccio? Io ho i paladini di Stefano e poi critico Stefano. Chiedo scusa, io penso che qui abbiamo un candidato sindaco e tu lo sai meglio di me come vanno le cose. Cioè,
il futuro candidato sindaco dovrà scegliersi la squadra. All'interno di quella squadra là potrà mettere le persone più o meno, ritengo di più, competenti, che siano, diciamo, vadano incontro a quelle che siano le sue idee, e quindi rispetto a questa cosa qua potrà scegliere anche delle persone che non hanno avuto attinenza con il passato. Tommy, io devo fare il cattivo. No, dimmi, fai. Però immaginate un po' lavoro. Se a Lonoce, per ipotesi, sì. Melucci sindaco dice tu non mi piaci, e Lonoce dice un corno, io ho 1800 voti. Idem dicasi per Di Gregorio, per non parlare poi l'onorevole Pelillo, vedrebbe i suoi cocchi, gli pochi che gli sono rimasti toccati, immaginate cosa succederebbe. Lui, ti chiedo scusa, la decide soltanto Melucci. Vabbè. No, scusi. Ma se voi portate 12 consiglieri, voi PD. Chiedo scusa, io sono il segretario del PD. È normale che vado con 13 consiglieri da questo. Ma devi sapere che Melucci ha chiesto al Partito Democratico, così come l'ha chiesto agli ultimi, che mi sembra essere stata l'ultima lista, i centristi, dal partito ai centristi ha chiesto a tutti i partiti dei curriculum dei candidati. Sulla base, dei curriculum, da cui potrà vedere un pochettino se ci sono delle attinenze rispetto al suo modo di fare e di concepire la politica. Siete ispirati dal 5 Stelle? Ma siamo tutti 5 Stelle. Grillini, 5 Stelle. No. E allora, Mimmo Lardiello. Allora, Mimmo. Ti devo portare il curriculum. Ecco. Mimmo, io ho notato nella Baldassarri sempre due elementi, due frasi ripetute come se fosse un jukebox. Metti il gettone e va. Uno, la politica al servizio del cittadino e non il cittadino al servizio della politica, primo. E l'altro punto che dice sempre, la centralità del cittadino, la centralità del cittadino, la centralità del cittadino. Però devo dire la verità, come programmi, ho visto molto, questa è un'idea che mi sono fatto, molto fumo. Te lo ma sei poi, detto bene. Però forse lei l'ha esposto male. Si è limitata a esporlo. Sull'esposizione ognuno può farsi il suo giudizio. Io credo che Stefania sia una persona che ha una grande energia, si è spesa tantissimo per far conoscere, oltre che il programma, anche quella che è la sua visione di città. La centralità del cittadino, che può sembrare uno slogan che si assomiglia tipo a quello per la gente, tra la gente, queste cose qua, non è un fatto secondario. La centralità del cittadino, delle fasce deboli, di coloro i quali hanno bisogno di servizi sociali più efficienti, di una macchina amministrativa che funzioni, di uno snellimento e una innovazione anche a livello di struttura dirigenziale, questo lo dico io ed è un tema in cui io credo molto, è stata al centro di tutta la campagna elettorale e non si può negare che Stefania non sia una persona che si è spesa per andare ovunque a trattare qualsiasi tipo di tematica e non si può negare che non sia una persona che ci ha messo il cuore. Poi i programmi vanno valutati e ognuno ha una sensibilità che è chiaramente la propria sensibilità, anche sulle tematiche ambientali. Adesso non vuole sembrare un corteggiamento rispetto a qualcuno, ma dico semplicemente quello che penso e che ho sempre detto anche quando noi eravamo in campagna elettorale e quando venivo gentilmente invitato a qualche dibattito. Questa è una città che ha dei gravissimi problemi ambientali e non farsi carico di questo vuol dire ignorare quelle che sono le priorità assunte. Però lei ha detto copriamo i parchi minerali in sei mesi. Allora, la copertura dei parchi minerali in sei mesi è una battuta su cui si è tornati tante volte. Posso anche aggiungere che qualcuno dice che è possibile, ma non lo voglio dire, non sono un tecnico. Senz'altro è qualcosa che richiede uno studio avanzato, non si fa in sei mesi, questo è palese. Ma ha manifestato un'intenzione di voler comunque partire da obiettivi precisi e comunque voler mettere mano alla questione. Adesso io non voglio entrare in polemica con Tommy Lucarella, che è una persona che lavora, fa il suo e lo fa con semplicità e glielo riconosco e gli voglio bene. Però ecco, parlare del Partito Democratico che a Taranto deve costruire un rapporto con l'industria a me sembra francamente una roba così campata in aria. Allora, il Partito Democratico, che è il partito di governo e che sta al governo di questo paese in questo momento, ha gestito la trattativa per l'acquisto dell'azienda fregandosene, tanto per dirne una, dei livelli occupazionali. Abbiamo avuto 4.000 operai che sono scesi in strada e che hanno letto il piano industriale della cordata che si avviava ad essere
l'affidataria e quindi la nuova proprietà dell'Ilva praticamente l'hanno letto ad assegnazione già avvenuta. Così come parlo, andando di nuovo sui temi ambientali, parliamo del partito che ha prolungato le scadenze sull'AIA, sul rispetto dei parametri, su qualsiasi tipo di obiettivo era stato dato, fino anche addirittura a costruire un'ipotesi di immunità penale per la fase che questa ovviamente è una roba ha preceduto. Medioevo, proprio. Sì, no, sì, no, ma giusto, no, non dico costituzionale, mi sembra. Allora, questo... non c'è niente da costruire. Il Partito Democratico ha già detto con i fatti, con le azioni, quello che è la sua idea di città e di rapporto con l'Ilva. È il Partito Democratico, è il partito di maggioranza relativa che ha retto 10 anni l'amministrazione Stefano, con figure di primo piano che hanno fatto parte dal vice sindaco in poi dell'amministrazione Stefano. Allora, il modello che si ripropone con qualche carta a destra e a sinistra, qualcuno sopra, qualcuno sotto, di persone che per carità la gente vota liberamente, sono state pure premiate dall'elettorato, però insomma ipotizzare che l'onorevole Pelillo e coloro i quali dal loro punto di vista in maniera hanno, è un loro diritto, ma comunque gravitano attorno a queste persone, non saranno non l'architrave, il comando in capo di un'eventuale amministrazione Melucci, è praticamente dire qualcosa di diverso. Okay. I tarantini devono scegliere fra l'amministrazione Pelillo e qualcosa di nuovo, con un sindaco che ha una grande energia e che può veramente rappresentare un momento di cambiamento. Qual è una breve replica? Minchia, scusa. Non è, oramai rientra nel gergo, cioè, no? Bel cambiamento. Bella canzone, minchia, signor Tenente. Ma come si fa a parlare in questa maniera? Scusami. Ma noi siamo il Partito Democratico, e quello si chiama Rinaldo Melucci e deve cominciare a governare la città e non si chiama Pelillo, prima cosa. Da noi stanno nel centro-sinistra quelli che hanno governato prima, va benissimo. Dovrei ripetere quella parola lì. Ma nella centrodestra sono andati tutti quelli che hanno governato con Stefano. Tutti qua. Non puoi dire le falsità qui. 4-5, così li buttiamo così. Ma chi è che stava? Ma per cortesia, ma siate sinceri con la gente. Ma siate sinceri, tanto che la sincerità. Poi tra l'altro, ma non siete sinceri. Il centro-sinistra è venuto da voi. Ma da noi assessore ai lavori pubblici spallutto. Avete spallutto. È un bel acquisto. Allora, io non è che mi devo trovare a difendere Spalluto piuttosto che altri. Però cose, negare che il Partito Democratico, ma voi state governando con quelli che hanno governato. È bello, gli avete detto. Ci sono alcuni consiglieri comunali, alcuni nel numero di 4-5. Che sono stati comunque votati, pochissimi, contro i quali non ho nulla, ma le persone comunque li hanno suffragati. Da noi non dovevano essere suffragati, da voi sì, perché stavano con voi. Innanzitutto deve avere piacere, dai. Innanzitutto siate, non sta a me difendere. Ma no, li stai difendendo. Ma negarli. Non sto difendendo niente. Ma quelli negare... dell'amministrazione Stefano stanno con voi, mo. Ma tu stanno con voi. Rassegnatevi. Rispondi a questa domanda. Rassegnatevi. Io l'ho sostenuto, tu non l'hai sostenuto e ti sei imbarcato quelli di Stefano. Io non mi sono imbarcato niente. Ci sono delle persone che hanno fatto la scelta. La Baldassarri si è imbarcata quelli di Stefano. Stiamo negando l'evidenza. Non puoi negare l'evidenza. Io non nego, siete voi che negate il fatto che avete assorbito quelli di Stefano per poter arrivare al Democratico. Partito Democratico è stato il governo degli ultimi 10 anni. E quelli che stanno con Stefano che avevano tutti i posti di potere. No, ma è sul piano politico, non personale. Però non potete dire che non ci stanno con voi che hanno governato con Stefano. Nevoli, allora loro due chiaramente assistono a questa. No, ma mi piacerebbe. Prego. Ora Nevoli, ti do, ci mancherebbe. Però io pensavo, e la domanda, se vogliamo, è identica anche per l'avvocato Baldo. Alla fine, no? Non rischiate di fare la fine di Pannella, cioè l'eterna opposizione, l'eterno partito del no. Nel senso che rimanere sempre, è giusto, uno è coerente con le proprie idee, dice non ho vinto le elezioni, rimango dall'altra parte. Però poi alla fine si rischia sempre di essere il signor no, il signor no, il signor no. Allora, innanzitutto credo che questo delizioso siparietto, ecco, del quale, che fa salire l'audience, del quale siamo stati tutti quanti deliziati,
ci fa capire perché noi riteniamo che né uno schieramento né l'altro possano andare bene per la città di Taranto. Non entro nel merito dei singoli candidati, né l'uno né l'altro. Voglio dire, però è una discussione, non credo che sia molto rispettoso, sì, da parte sì, tua. Però si è parlato di due persone che diciamo sono argomenti. Penso che voi quando fate le riunioni siete sempre tutti d'accordo, voglio dire, quando no, avete assolutamente fatto assolutamente no. Beh, loro benedica, insomma, se le sono date di santa ragione. Voglio dire, i siparietti se le sono date di santa possibilità di replicare. Si fanno a teatro, qui poi si avrai la possibilità di replicare. Devi avere rispetto per prego, prego, per favore, facciamolo parlare. Per favore. Detto questo, quando io dico che non voglio entrare nel merito delle singole coalizioni, lo dico appunto per quello che abbiamo tutti quanti visto qualche istante fa. Forse c'è tanto altro da aggiungere, ma rispondo alla tua domanda. Tu dici che cosa dovete fare. Noi faremo un'opposizione, io e sicuramente chi vi sta parlando è Massimo Battista, che dovrebbe essere in consiglio comunale con me, una posizione costruttiva. Che cosa vuol dire costruttiva? Che noi non saremo, e non lo siamo mai stati, quelli del no a prescindere, attenzione. Noi siamo quelli che chiederanno all'amministrazione, quindi alla giunta e al sindaco, una possibile convergenza sui nostri temi, quindi sul nostro programma. E se verrà proposto un qualcosa che per noi va sostenuto, noi lo sosterremo anche, a prescindere dal colore politico. Ciò posto, oggi Grillo è uscito con un post sulla sua pagina di Facebook, nella sua pagina sostanzialmente dice questo. Il post si intitola "Mettiamo i puntini sulle i". Lui dice che cosa? Dice che ci sono varie regole che ha il Movimento 5 Stelle, tra le quali regole c'è per esempio quella del doppio mandato, dell'impossibilità di superare il doppio mandato, c'è anche quella di non fare apparentamenti, di non dare indicazioni di voto in casi come questo. E dice Grillo sostanzialmente una cosa: se qualcuno non è d'accordo è liberissimo di entrare negli altri partiti politici, anzi di entrare nei partiti politici e magari in quella maniera sostenere chi ritiene lui. Quindi il nostro movimento sostiene queste regole, ha queste regole che ciascuno di noi ritiene di dover osservare. E attenzione, noi personalmente siamo andati anche oltre, perché poi ci sono delle regole che erano e rimangono cogenti, a questo punto per me e per Massimo Battista, perché siamo i due portavoce in consiglio comunale. Noi abbiamo sottoscritto, Luigi, una carta etica nella quale prevediamo che nel caso in cui uno di noi due dovesse decidere di cambiare casacca, è sottostà la mannaia di una penale di 150.000 euro. Quindi noi comunque rimarremo Movimento 5 Stelle, proporremo i temi del Movimento 5 Stelle, quali? Quelli che sono il nostro programma elettorale. Non sarà sicuramente un'opposizione sterile, sarà un'opposizione anche dura, ma finalizzata a sostenere le nostre idee, fermo restando che sarà costruttiva. Ecco, la domanda che faccio all'avvocato Baldo, e poi magari successivamente lo riprende anche Nevoli, mi domandano, voi avete presentato un programma e da parecchio tempo, da parecchi anni, seguite una linea coerente che poi può essere apprezzata o criticata. Però uno si domanda, ma come mai, quali sono state le ragioni per cui non siete riusciti a sfondare? Cioè, come mai alla fin fine della giostra, al di là, uno dice, sì, sono stato coerente, ho avuto le mie idee, però alla fine centrodestra e centrosinistra si ritrovano a duellare per il sindaco. Allora uno dice, forse c'è qualcosa, devo fare anche autocritica, devo anche capire, no, le ragioni per cui evidentemente non sono riuscito a calamitare la maggioranza degli elettori. Questo vale ovviamente per la coalizione di Fornaro, come vale per i 5 Stelle. Cioè, anche questo è da considerare, perché poi o dobbiamo fare un'analisi sociologica e considerare tanti fenomeni belli e brutti che riguardano la realtà di Taranto, per carità, massimo rispetto per chi è arrivato alla cabina elettorale, al ballottaggio, però in generale, parlo in generale, non con riferimento alla Baldassarri, a quello, a quello, a quell'altro, si è parlato anche di situazioni strane anche, no? Nella realtà di Taranto, la cronaca parla di situazioni ai seggi un po' particolari, di certi condizionamenti. Ora non so se ci sono stati degli estremi, è giusto che gli inquirenti approfondiscano. Però al di là di questo uno dice, ma perché ho perso? Cioè è un po' come, volendo stemperare, no?
se la Juventus arriva da Juventino arriva sempre in finale di Champions, se perde, io mi devo domandare cosa succede in finale, c'è qualcosa che non va. Sì, sì, indubbiamente c'è qualche pecca nella comunicazione. Non è arrivato il messaggio e l'impegno c'è stato tutto, noi siamo stati per strada tra la gente a comunicare il nostro programma, ma non da adesso, come diceva lei giustamente, sono anni e anni che militiamo per strada. E mi vorrei ricollegare a quello che aveva detto prima circa di fare o meno la fine di Pannella del signor No. In realtà noi siamo quelli che i no li abbiamo sempre presi da tutti, perché c'è stato sempre un pregiudizio nei confronti dei nostri progetti, delle nostre tematiche, delle nostre visioni, c'è sempre stato il pregiudizio dell'essere siamo stati definiti visionari. Però queste visioni sono state poi riprese e sposate da tutti, il progetto di Bilbao, del bacino della Ruhr. Taranto, tanta sono gente stati ripresi e da, bambini un po' passavano da tutti, nel frattempo a miglior vita, purtroppo, per i guasti ambientali. Perfetto, quindi l'analisi sociologica va fatta a questo punto, va fatta davvero, perché evidentemente i temi sono sì importanti, ma non arrivano perché non si vuole vedere il problema, non si, per diverse ragioni. Quindi sì, l'opposizione verrà fatta decisamente e continuerà Vincenzo a fare in quella sede le stesse domande, a sollecitare gli stessi problemi, sperando a questo punto di non ricevere i sempre eterni no. Ecco, Nevoli, volevo ritornare con te su questo fatto, cioè analizzare, uno dice sì, i 5 Stelle hanno avuto un bel risultato, ottimo, una crescita, entrano nelle istituzioni, questa è anche l'analisi di Grillo, dice non da sindaco, ma comunque da consiglieri, però evidentemente il messaggio non è stato. La matematica dice che i cittadini hanno scelto un'altra offerta. E Luigi, è quello che dicevo prima nel corso del mio primo intervento, io sono assolutamente d'accordo con te. Io sono un neofita della politica, certo. E mi sono fatto, questa è la mia prima campagna elettorale, e mi sono fatto quest'idea. La campagna elettorale si fa su due versanti, nel 2017 ovviamente, il versante cosiddetto social, quello della comunicazione, è il versante della strada. Ora, dal punto di vista social, noi abbiamo avuto dei ragazzi che hanno fatto un lavoro eccezionale. Noi avevamo la mia pagina pubblica, Francesco Nevoli, candidato sindaco, una delle pochissime pagine non a pagamento, quindi non sponsorizzata, che è andata benissimo. È andata benissimo ed è stata istituita ovviamente dopo che ho vinto le comunali il 5 di maggio, credo che fosse. Poi ci siamo avventurati, abbiamo dovuto impegnarci per raccogliere le firme per la presentazione delle liste, diciamo che la nostra campagna elettorale è iniziata verso il 12-13 maggio. Però ho capito anche una cosa, che è vero sì che noi siamo il movimento della connettività, è vero che nel 2017 l'informazione è velocissima, non si può prescindere dai social, ma qui a Taranto non si può prescindere dalla strada, non si può prescindere dal contatto diretto con i cittadini. Posso dire una cosa, forse è mancato, al di là, io ho fatto un'analisi che si è perso, per me è una sconfitta apparente, figlia delle divisioni, perché per me poi alla fine le divisioni hanno creato, è ovvio che dicevano i latini, divide et impera, le divisioni no, creano questo. Secondo me però forse sarebbe stato opportuno parlo in generale sia per i 5 Stelle sia per Taranto Respira, per la coalizione, una politica più gridata, tra virgolette, nel senso è una città questa che ha bisogno anche di sentire la forza. Luigi, noi avremmo dovuto garantire… Per carità, ognuno ha un profilo, certo, caratteriale, il profilo, non è che devo diventare… però ecco… Noi avremmo dovuto avere la possibilità,
con tempi magari più dilatati, avendo a disposizione intervalli di tempo maggiore, avremmo dovuto avere la possibilità di essere maggiormente presenti nelle periferie, per esempio, perché abbiamo tutto sommato privilegiato il quartiere Tamburi e magari non altri. Tamburi ci siamo stati in maniera più massiccia rispetto che ad altre realtà periferiche, e così non va bene. Ad avere maggiore tempo a disposizione avremmo fatto un lavoro più capillare nei quartieri periferici. Questo sicuramente è mancato. Io non ho visto ancora, non ho avuto la possibilità di vedere seggio per seggio quello che è stato poi il riscontro, ma io sono sicuro che ci sia poi una netta differenza a seconda delle varie realtà, che ci siano un po' i voti a macchia di leopardo, e quindi di là noi dobbiamo ripartire. Quindi facendo tesoro del Luigi, per me è una sconfitta. Ok? Per me è una sconfitta, perché noi comunque volevamo vincere, noi ritenevamo di poter vincere. Ci sono delle situazioni che oggettivamente ci hanno penalizzato, questo è vero, però noi comunque ritenevamo di poter vincere. Quindi non mi sento di dire comunque è andata bene, come magari fanno molto spesso i politici nel 2017 o anche negli anni precedenti. Io faccio autocritica e sono il primo a dire che comunque le elezioni non sono state vinte e dobbiamo ripartire dalla strada, dai cittadini. Bene, prima di andare in pubblicità, un altro pizzico di pubblicità verbale. Siamo nella tenuta Montefusco. La tenuta prende il nome da una antichissima e nobile famiglia, i Montefuscoli, feudataria fin dai tempi dei Normanni. Ricordiamo che la masseria risale al 1700. Dimora storica del barone Montefusco, l'attuale complesso architettonico è il risultato dell'accorpamento di due masserie, Masseria Grande e Santa Gaeta, entrambe risalenti al XVII secolo. Quindi, come vedete, anche le origini, la tradizione, la storia, davvero bello che un pezzo della nostra storia sia stato riattato e reso fruibile. Io sogno, questo è un discorso generale, nella nostra città vecchia, nel nostro borgo antico, quanti ruderi abbiamo, purtroppo quanti catorci, e come sarebbe bello riattarli. Beh, questo è l'input che io lancio all'amministrazione comunale, di qualunque colore essa sia, anche perché poi questo territorio ha un appeal turistico. Quando i turisti scendono dalle navi da crociera, facciamo sì che abbiano la voglia di ritornare e non di dire questa è stata l'ultima volta. Pubblicità. Terza parte di Polifemo, siamo qui nella tenuta Montefusco a parlare di politica, a commentare l'esito appunto del voto. E allora riprendiamo la nostra chiacchierata con Tommy Lucarella. Tommy Lucarella, qualcuno, sono arrivati dei rumors, sa, quegli uccellacci, quelli non il passerotto, l'uccellino di Del Piero, ma quelle aquile biforcute che dicono ma vediamo certe possibili convergenze, alleanze tra noti personaggi. Si parla di una simpatia politica tra Tamburrano e Pelillo. Che ne dice Melucci di queste voci? Noi stiamo parlando dell'amministrazione comunale. Sì, sì. No. Che c'entra Tamburrano con noi? E beh, Tamburrano è la guida politica di Stefania Baldassarri e Pelillo è un vostro autorevole rappresentante. Non è che vengono, non è che sono due alieni che piombano nella campagna elettorale. Saranno proprio uccellacci brutti. Uccellacci, sì, lingue biforcute. Però diceva Andreotti che a malignare si fa peccato, ma molto spesso si azzecca. Guarda, sai un fatto, vedi?
L'asse di Massafra è perigliosa. Il presidente Tamburrano è un esponente di rilievo e rispettabile di Forza Italia. L'onorevole Michele Perillo è un esponente di rilievo e rispettabile del Partito Democratico. Abbiamo due linee diverse di pensiero, hanno due linee diverse di pensiero, semmai in passato si sono incontrati per altri motivi, ma in provincia c'era questa, può darsi pure queste larghe intese sono un brutto ricordo. Sai cos'è? Il Partito Democratico al tempo, rappresentato da me, da Musillo, sostenne Lopane. Sì. Poi chiaramente che fu scomunicato da Perillo. Lopane non andò bene. Era il sindaco. Lopane non andò bene e io e Musillo comunque rimanemmo lì a sostenere Lopane, poi Lopane non andò bene e finì così. Ora, tra l'altro, ecco, vedi, non fu soltanto il Partito Democratico a sostenere Tamburrano a suo tempo, cioè nel senso che ci furono tanti esponenti dell'amministrazione Stefano Larga, no, che sostennero Tamburrano. Quindi tutti questi inciuci che si dicono soltanto del PD li vedo relativamente lontani. Però non è che dobbiamo fare mal comune mezzo caso. No, ma comunque, a me, siccome sono cose vecchie, noi dobbiamo guardare al futuro, c'è cioè l'amministrazione. No, ma sono nuove le elezioni nuove, che sono appunto, fresche, le elezioni nuove. Non c'è nessuna sintonia tra i due soggetti che tu hai nominato. Ognuno giustamente deve sostenere chi la Baldassarre e chi deve sostenere il candidato Melucci, e chiaramente. Oh. Io ho notato così da semplice cittadino, no? Ho visto un'intervista all'onorevole Perillo da parte dei colleghi di Studio 100 proprio alla fine del... e ho visto un Perillo molto stanco, vabbè, fatti suoi, e io dico: Perillo, ma dovresti essere felice del bel risultato di Melucci, però mi sembrava così un po' triste, non so, forse era stanco, ecco, però mi sembrava un po' triste. Ho detto: come, vince Melucci e Perillo no, è triste? Vabbè, era stanco, diciamo che era stanco. Siamo un pochettino al primo step, no? E quindi la campagna comunque era, ci siamo fermati all'11 di giugno sapendo che ce ne sono altri 15 giorni, ecco. Quindi la stanchezza poi... Quindi Melucci può stare tranquillo sull'appoggio di Perillo. No, no, ma dico, Melucci può stare tranquillo sull'appoggio di Perillo, no? Melucci ha una bella capacità di intendere e volere da solo. Sì, sì, no. Quindi riesce secondo me a distinguere molto i rapporti. Mi sa che se ne è accorto. E penso proprio che lui sa badare bene alle persone interessate da quelle che sono disinteressate. Condivido. Quindi alla fine penso che saprà determinare all'interno di questa futura giunta comunale, perché chiaramente vinceremo noi, saprà determinare appunto quello che è un'amministrazione nuova e diversa. Lardi, l'ha visto con quale baldanza, con quale baldanza e quasi sicumera Lucarelli ha detto ha una lunga esperienza, dai. Mi verrebbe quasi da credergli, ma siccome so che stai in campagna elettorale, secondo me non ci crede neanche lui. Però Lardiello, ora ammesso che vinciate, per carità, ognuno ha le sue aspirazioni, io auguro a tutti di vedere realizzare, però poi mettere assieme il diavolo e l'acqua santa non è facile. Qual è il diavolo e qual è l'acqua? Beh, scegli tu qual è il diavolo e qual è l'acqua santa. Ripeto, però stanno tutte e due, sia il diavolo sia l'acqua santa. Attento e fai delle domande che sono delle giuste provocazioni. Giornalisti in generale fanno il... Assolutamente sì, ma infatti è per quello che io... Quando gentilmente il servilismo mi piti, cerco sempre di esserci, perché a me piace fare queste discussioni e piace anche raccogliere queste cose. E poi questo è il mestiere che più mi diverte, mi dà gioia e mi dà vita. Oltre alla Juventus, esatto. Tranne in finale di Champions. Purtroppo, fronte calcistico, non ci troviamo d'accordo. Vabbè, lasciamo stare. Sono problemi purtroppo. Tuoi. Diciamo. Per quanto riguarda, io non vedo nessun diavolo, nessun acqua santa. Vedo una persona che ha abbandonato un percorso professionale brillante, o quantomeno lo ha sospeso, perché Stefania Baldassarre, ricordiamo innanzitutto, non è che gliel'ha prescritto, non aveva bisogno di nessun tipo di prestazione per evitare fantomatici trasferimenti, era una ed è tuttora uno dei migliori direttori di strutture penitenziarie d'Italia, riconosciuto in maniera assoluta, e ha deciso di sospendere il suo percorso professionale. Però la città non è il carcere, nell'amministrare. Luigi, però sì, sei gentile, sono prego. Quindi ha deciso di sospendere il percorso professionale per dedicarsi alla vita pubblica. Dedicarsi alla vita pubblica in un contesto come quello di Taranto, che
sicuramente non è semplicissimo, non è Pavia, non è Mantova, dove a tutto quel concetto il sindaco probabilmente scende da casa e ha il problema di scegliere se mettere i fiori gialli piuttosto che quelli rossi nella villa comunale. Taranto è una città, come dicevo prima, che si porta dei problemi enormi che sono stati risolti, non dico solo negli ultimi 10 anni, ma io penso negli ultimi 50. Quindi innanzitutto c'è questo, poi ci sono tutta una serie di persone, la stragrande maggioranza dei quali del tutto nuove ed estranee ad esperienze precedenti. Io stesso vengo da un'esperienza di militanza, ma non ho mai fatto l'amministratore, quindi se dovessi farlo sarebbe la prima volta, e che si propongono per cercare di incominciare un itinerario diverso. Questa è una città che ha bisogno di persone che si impegnano con spirito di servizio, che non è che uno arriva a fare il consigliere comunale e è arrivato al top di chissà quale tipo di celebrazione personale. Si tratta di rimboccarsi le maniche e ad andare a fare del lavoro duro, che va tra l'altro fatto in maniera del tutto diversa da coloro i quali ci hanno preceduto, che amavano occupare i banchi delle commissioni per ore ed ore, si narra, senza produrre granché, ma preoccupandosi probabilmente di stare a guardare l'orologio a seconda dell'orario che dovevano o meno rientrare sul posto di lavoro, si narra che i consigli comunali non fossero mai furieri di grandi proposte, ma fossero piuttosto furieri di grandissime alleanze su questo che su quell'altro tema. Si narra che, per esempio, torno ancora sul tema ambientale, non ci fosse una preparazione di base. Come si fa a fare l'amministratore di questa città, maggioranza o opposizione, senza capire il dramma che si vive in alcune famiglie, sia sotto il profilo del rischio del posto di lavoro, ma dico ancora di più sotto il profilo dell'incidenza delle malattie? Il Partito Democratico ha chiuso gli ospedali, ha chiuso i reparti, ha chiuso i pronto soccorso, e ci narra la leggenda di un ospedale nuovo da 10 anni e non si vede non un mattone, non si vede niente. Ma scusi, ma il prossimo nome, Locarello, anche lì, non è che si chiama San Michele il prossimo? No. Non so, è finita. San Raffaele, San Cataldo, San Michele. Dei Santi è finita. Oh, allora, 365 ne stanno. Forse anche di al più. Al governo della città, per carità, allora hanno diritto di candidarsi. Ma dimenticando tutto questo e dicendo noi faremo, no, ma di che cosa stiamo parlando? Il pronto soccorso del Moscati, chi l'ha chiuso? Io vorrei capire questo. Il reparto di cardiologia del Moscati, eccellenza nel panorama regionale, chi l'ha chiuso? Chi è che ci sta prendendo in giro da 10 anni con l'ospedale nuovo dicendo no, ma voi perderete questo e avrete quest'altro? Chi difende la città a livello regionale da tutto quello che ci è stato tolto? Il Partito Democratico è stato la totale contraddizione di ogni diritto che a tanto è stato rivendicato negli ultimi anni. Pensare che possa stare al governo della città quelli che hanno portato a 1 miliardo di debito. Aberrante. E infatti, quelli che hanno portato 1 miliardo di debito stanno a casa loro. No, non stanno a casa loro perché sempre di là. Adesso ci sono altre persone. Il ritornello del dissesto va fatto stare già 10 anni a cazzeggiare al comune. Ma infatti abbiamo tolto i debiti vostri. Penso che sia arrivato il momento di lasciar perdere, amico caro. Avete cazzeggiato abbastanza. Beh, anche voi avete cazzeggiato. No, guarda. Stavate là nel comune a riscaldare le sedie. Non credo proprio, e nessuno di quelli che stavano adesso l'ho fatto. Allora Nevoli, prima esperienza, ti sarai sicuramente interfacciato con i drammi sociali di Taranto, con le miserie, con anche certe situazioni che poi determinano il condizionamento, perché poi chiaramente nello stato di bisogno il condizionamento è facilmente, è una pressione facilmente esercitabile. Ma il tarantino, l'uomo della strada, il poveraccio, chiamiamolo così, no? In senso col massimo rispetto e la massima condivisione della sofferenza, ha dato margini di fiducia, ha mostrato in un certo qual modo la possibilità di volersi riscattare, di voler credere in qualcosa? Oppure si ha l'idea di una città, questa è l'idea che mi sono fatto io un po', una barca che va alla deriva, una rassegnazione che poi ti porta allo sconforto e quindi
magari anche a cedere a certe pressioni elettorali, perché poi quando il cittadino non, ho sentito voci, non so fino a che punto, poi bisognerà verificare, ma non lo so, voci, rumors, spero che non siano vere, di pacchi della spesa, di altre forme di prebende nei confronti del voto. Sì Luigi, io non voglio minimizzare, io sono più realista del re, sono abituato ad essere così. E non voglio dismettere questi panni nel momento in cui... Però lui è un grillino moderato. No, non si tratta di essere grillini moderati, si tratta di fare i conti con i numeri, Luigi. Cioè, io mi rendo conto di una cosa, io sono sicuro che ci siano stati dei voti comprati. Ne sono sicuro. Sono sicuro che siano state portate buste della spesa a casa dei cittadini, così come bollette pagate. Questo era un particolare che avevo dimenticato. Ma siamo sempre lì. Però io non ritengo... Pare che da 50 euro ora si sia arrivati a 20, si dice... No, 20 no. A Taranto, il giorno delle elezioni si parlava di 30, il giorno delle elezioni. Però, come la borsa, diciamo. Diciamo anche, io sono andato nei mercati, per cui ho avuto contatti con la gente, e generalmente nei giorni antecedenti alle elezioni si girava Pizzo, intorno mi dà tanto, a Lecce, tu mi dai diceva tanto. Il portavoce Maurizio Buccarella, senatore, che a Lecce invece si viaggia sui 50, 50 euro. Quindi sappiamo che è un fenomeno diffuso in ogni dove. Quello che dico io però, e faccio una valutazione, ripeto, sui numeri, poi entriamo a verificare la situazione dal punto di vista sociologico, io non ritengo che i numeri sarebbero stati diversi da quelli che conosciamo, cioè purtroppo tra me e Rinaldo Melucci, che è il secondo arrivato, ci sono più di 5.000 voti. Io non credo che ci siano stati 5.000 voti comprati o 5.000 spese portate a casa. Ecco perché io dico, voglio essere realista, può essere facile nascondersi dietro a queste foglie di fico. Cioè sappiamo che sono fenomeni reali, che purtroppo esistono da sempre. Auguriamoci che non possano esistere in futuro, ma ci sono stati, ok? E ci sono stati e ovviamente vanno denunciati. Così come ci sono delle situazioni poco chiare che sono verificate ai seggi, però non spostano di tanto i numeri dei voti. Così come c'è il voto di Cito, che è sintomatico, è assolutamente sintomatico. C'è uno zoccolo duro che rimane. C'è uno zoccolo duro che rimane. Probabilmente gli elettori di Cito, se non ci fosse stata una candidatura di AT6, non sarebbero proprio andati a votare. Magari non tutti, ma una grossa percentuale non sarebbe andata a votare. Quindi io vedo che per esempio Cito è riuscito a conservare questo zoccolo duro, a conservare la sua fetta di elettorato. Ora ritorniamo al problema dal punto di vista sociologico. È vero, io ho avuto modo di confrontarmi con tante persone disperate, con tante persone che dicevano sì, tu mi puoi dire qualunque cosa, io devo mangiare. Io non ci credo. Allora, scusatemi, e qui io la lancio, ma non come provocazione, come proposta. E quindi inizio a fare l'opposizione in maniera costruttiva con entrambi gli schieramenti. Voi non ritenete che una maggiore trasparenza possa infondere fiducia nel cittadino della strada? Il cittadino della strada, che ormai il computer ce l'hanno tutti, che riesce, pensate un po' voi, dovevo parlare di riuscire un qualcosa che è elementare, assolutamente elementare, un cittadino che ha la possibilità di vedersi le sedute del Consiglio Comunale in streaming, piuttosto che le sedute delle commissioni, che ha la possibilità magari di fare anche una sorta di question time all'assessore. Voi non ritenete l'assessore per la problematica afferente al suo ramo, al suo problema, no? Io ho il problema per il buco della strada, devo avere la possibilità di fare il question time all'assessore dei lavori pubblici, per intenderci. Voi non ritenete che questi siano piccoli accorgimenti? E mi rivolgo ad entrambi, e con spirito costruttivo, perché qui dobbiamo lasciarci alle spalle una serie di problematiche, dobbiamo lasciarci alle spalle questo senso di rassegnazione che è nel cittadino. Allora, la seduta in streaming non risolve il problema del cittadino che non riesce ad arrivare a fine mese, ma quantomeno vede se in consiglio comunale ci lavora oppure no. Però, se effettivamente ci sono quei fenomeni di cui parlavi tu, Mimmo, che sono reali. Però questo presuppone una certa ricchezza culturale che in tanti cittadini purtroppo non c'è. Cittadino, ci devo pagare la bolletta a fine mese. Sì, apro il computer e vedo quello che dice. È un messaggio, sì, un messaggio, sì, si vede. La trasparenza servirebbe anche a richiamare al proprio dovere tanta gente che
non rispetta, cioè tu se vuoi te lo vedi, se vuoi te lo sono vedi. Assolutamente ecco, d'accordo per esempio, no? Al di là dello streaming, scusami Luigi, perché poi magari questo passaggio mi sfugge, noi abbiamo proposto l'istituzione di una commissione consigliare per la trasparenza e contro la criminalità organizzata e la corruzione. Ci vuole semplicemente una modifica dello statuto comunale, quindi nulla di che. Si passa da consiglio, si modifica lo statuto e si istituisce questa commissione. Sono dei messaggi che sono fondamentali, secondo me, per i cittadini. Bisogna dare fiducia, occorrono delle iniezioni di fiducia nei cittadini. Sono piccole però, cose, scusa, ma si inizia Ciccio, così. Ciccio. Prego. La commissione di trasparenza sugli atti, no? In sé per sé, è una commissione che già esiste. No, no, io mi riferisco ad altro. Che può essere allargata con quel sentito di che tu dicevi, perché? E che guarda caso viene data nelle mani della, come sicuramente dell'opposizione. Sapete, dell'opposizione. E questa è una cosa positiva, perfetto, che chiaramente ricalca il tuo. Non basta dare all'opposizione, deve funzionare. Deve funzionare, però deve funzionare. Hai ragione. Deve avere una trasparenza, ci mancherebbe e dare conto di quello che fa. Io penso che comunque siamo d'accordo. Tra le nostre proposte c'era anche quella di utilizzare un software che è gratuito e open, che consente di monitorare la spesa dal momento in cui viene allocata nel bilancio di previsione al momento in cui viene pagato il fornitore. È tutto gratuito, però il cittadino si sente rincuorato in qualche maniera, dice io se voglio posso controllare. Ok, io penso che sia la Baldassarri che lo stesso Melucci non diranno mai di ma no, ma si deve fare attenzione, no, l'opposizione che farò io sarà anche su questi temi, ma ci mancherebbe, non diranno mai di no, anzi saremo anche noi due in questo momento qui quando ritorneremo nelle rispettive case politiche di appartenenza a dire che le proposte fatte durante questa sera qui sono validissime, perché no? Anzi io potrei aggiungere una cosa di più. Quindi vedete che non siamo quelli del no a prescindere. No, ci aggiungo una cosa di più, diciamo di lancio su di te su un fatto. Sulla diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale io sono... Anzi mi posso anche impegnare pubblicamente, se dovessimo noi vincere le elezioni sarà una delle proposte che farò. Io invece mi propongo un'altra cosa come struttura realtà televisiva, fermo restando che lo streaming... Però anche mi piacerebbe mandare, come si faceva una volta, i consigli comunali in diretta, TV. O anche magari registrati e poi magari la sera tranquillamente il cittadino, dopo che ha cenato, si mette in poltrona e se li guarda. Magari con ma più, anche per la stampa, con serenità, con un consiglio, e se li vede. Anche per la stampa. E scusami se mi permetto, giusto per venire incontro anche alla sua proposta. Vedi, ci sono consigli comunali in cui, dice bene mio amico, si perde molto tempo all'inizio della seduta per gli articoli 11, ovvero queste domande che i consiglieri comunali fanno agli assessori, fa che non li vedono mai, agli assessori dico io, no? E si perdono ore e ore e ore. Per qual motivo non si può studiare al pari del Parlamento italiano una seduta che può essere ogni mercoledì, ogni 10 giorni, non so quando, un question time in cui il consigliere, anche sulle proposte fatte dai cittadini, io vorrei che fosse il cittadino anche il cittadino stesso, può andare in quel consiglio e attraverso il consigliere, ma anche attraverso altre forme, rivolgere l'istanza all'assessore. Questa è anche una forma diciamo utile. Okay. Se posso aggiungere soltanto una cosa, perché mi è piaciuta queste buoni propositi, queste buone intenzioni, quindi non ci sarà nessun problema a sottoscrivere i punti di Libera dell'Associazione Libera sulla sicurezza e legalità, una sorta di carta etica redatta sui punti di Libera. Avvocato Baldo, voi ovviamente siete caratterizzati per una matrice ambientale, un grosso... così mi contraddistinguete per le battaglie ambientali, ma considerando il ruolo di opposizione fondamentale che svolgerete, ci saranno tanti problemi, non solo ambiente. Certo. Ma allora, a Taranto io penso che una grossissima emergenza subito dopo quella dell'ambiente sia la legalità. Non per niente ho chiesto qui, di sottoscrivere qui non è punti che, di libera e qui dell'associazione c'è un problema libera, quindi... Legalità, abusivismo, perché poi qui si scade in una interpretazione a mio avviso folle, perché se io dico che si devono rispettare le regole, se io dico che chi è abusivo deve essere regolarmente sanzionato, passi per fascista, no? E penso che questa coloritura non mi appartenga proprio, grazie a Dio, ma in ogni caso
la legge è la legge. Certo. È assurdo camminare in via d'Aquino e vedere i poveri commercianti che pagano fior di quattrini per le tasse e vedere di fronte a due metri quelli che ti vendono le scarpe contraffatte. Ma in questa città che ci sono i diritti e i fessi. Beh, io credo che la collega parlasse di legalità anche a livello un po' più profondo. Ma la legalità. Posto che io comunque condivido. Abbiamo a Taranto abbiamo a Taranto via Temenide, che è la vergogna di uno Stato di diritto, dove si può fare quello che si vuole, dove si occupa impunemente la strada, si occupa via Mazzini, e poi il povero Cristo che mette un tavolino, mi è capitato, un bar in via di Palma, il giorno della Befana, dell'Epifania, mette un tavolino con due calze, arrivano i vigili, multa perché è occupato. Poi a via Temedia e a via Mazzini è una zona franca, e gode dell'extraterritorialità. Lì sono legibus soluti. Dottor Abate, io credo che l'incipit deve essere questo che ci siamo detti stasera. Quindi, partendo dalla sottoscrizione dei principi di Libera, si arriva ad affrontare tutti i problemi. Dalla sicurezza, dalla legalità, certo, in senso profondo, come principi dell'associazione stabilisce, fino all'abusivismo locale. Quindi si deve avere davanti un obiettivo, e quindi per questo io chiedevo... Avvocato Baldo, sai che deve fare? Prima del 25, recatevi dai due candidati e fateli firmare prima le cose. Non aspettate il 26. Io lancio una sfida, parlando di legalità, perché questa situazione di via Temenide mi ha scocciato. Io inviterò il sindaco, chiunque chi sia, Baldassarri o Melucci, voglio portarlo con me in via Temenide e voglio vedere cosa deve fare. Perché la situazione di via Temenide deve essere risolta. Perché non è possibile che tutti guardino e facciano finta di non vedere. È un appello che rivolgo alle istituzioni, all'amministrazione comunale, alle forze di polizia, alle forze dell'ordine. Va ripristinata la legalità in via Temenide e in via Mazzini. Qui, a questo punto, io voglio vedere, voglio prendere sotto braccio il futuro sindaco e dire: questa è la situazione, vediamo quanto vali. Scusatemi, ma io le cose come le dico le penso. Se posso permettermi, al di là di quello che tu dici che è giusto, situazioni di caos sono ovunque. Sì, ma lì è proprio è la situazione più macroscopica. Sì, sì, sì. La domenica sera. Sì, 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 sì. Oramai un mercato a cielo aperto, sì, ma abbiamo i parcheggiatori abusivi. Ma potremmo dire in via Cesare Battisti un ripristino di sensazioni di ordine, però io penso che su via Temenide più di qualcuno volutamente chiuda gli occhi, volutamente, perché non si può vedere quella realtà sotto gli occhi di tutti e far finta di niente. Non è un problema sociale. No. Quella di chi vende le... Quello lì si può anche capire, sì, ecco, quello sì. Vanno anche adottate magari delle misure di inclusione. Il povero Cristo che dice: mi devo guadagnare 10 euro. Attenzione Luigi, giustifica. Anch'io sono d'accordo con il tutelare i commercianti, perché qua succede che i commercianti si fanno pagano le tasse e hanno davanti chi vende la merce. Benissimo. Quindi i commercianti possono farsi carico del problema sociale, al tempo stesso bisogna comunque trovare, individuare delle misure di inclusione sociale. Ragazzi, però c'è tanta gente che c'è il problema sociale e cerca comunque di andare avanti e sbarcare il lunario senza vendere la merce contraffatta, posto che chi lo fa senz'altro non lo fa per scelta, ma lo fa per necessità. Questo è fuori voleva discussione. Voleva completare, avvocato Baldo? Sì, poi andiamo in quindi pubblicità. Ritornando alla sua domanda, se ci sono diversi problemi da affrontare, ma d'altronde il programma di Vincenzo è stato calibrato sugli obiettivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi non penso che ci sia sfuggito qualcosa, e se c'è sfuggito qualcosa sapremo, perché poi saremo tutti di sostegno, la squadra è di sostegno Vincenzo. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro, l'ultima parte, però cercheremo un po' di stemperare gli animi e cercheremo, anche perché domenica sarà una bellissima, una piacevolissima chiacchierata civile, democratica, tra persone civili, grazie a Dio, però ci godremo così un momento musicale, giusto per sorridere, per gustare una buona musica con Franco Guitto. Ora è tempo di pubblicità. Thank you.
E allora, Lucarella, intanto le chiedo, come lo farò per tutti, almeno per voi due, l'appello al voto. Ma prima dell'appello al voto mi veniva in mente un altro argomento: i rapporti, il ruolo di Emiliano in questa competizione, perché Emiliano forse dovrà fare da paciere anche rispetto a tante situazioni un po' intricate nel centro-sinistra e nel PD. Sì, dovrà svolgere una funzione di collante, diciamo. Intanto io penso, chiudiamo subito l'argomento dell'appello al voto, che ritengo che sia valida la proposta Melucci per una questione appunto di discontinuità anche dal punto di vista della visione della città, di un'idea nuova di amministrare la stessa città rispetto al passato, e quindi un nuovo modo di intendere i rapporti che vi possono essere sia con le istituzioni locali, sia con le istituzioni regionali, ma anche con quelle nazionali. Proprio per riprendere un argomento che prima è passato, ci si è un po' soffermati relativamente, proprio il fatto di dover appunto molte volte saper dire di no a chi è che governa rispetto a determinate tematiche, e a non considerare Taranto la Cenerentola in cui si possono imporre determinate questioni. Però, e vorrei aggiungere una cosa, però, chiedo scusa. A livello locale noi stiamo subendo parecchi schiaffi da parte della regione. Quindi, siamo la Cenerentola della Puglia. Il fatto poi Emiliano non può venirci a fare con la lezioncina, no? Appunto, e con il governo nazionale, in un rapporto di a tu per tu, a guardarsi negli occhi, e non soltanto quello di, mi dispiace dire, di scrivere le vecchie letterine che non sono state per nulla gradite sia dai cittadini ma anche dalle forze. Ma veramente quelle letterine non sono state proprio lette. Già se, mi auguro, ecco, tornando al discorso di Emiliano, però noi non abbiamo un assessore regionale, poi mi hai chiesto un discorso e poi abbiamo gli ospedali chiusi. Penso che con Emiliano, in questo momento qua, Emiliano, il presidente Emiliano, ovviamente finito quello che è accaduto all'interno del PD per quanto riguarda la segreteria nazionale, ritengo che il presidente Emiliano in questo momento sia un elemento determinante all'interno del centro-sinistra e della coalizione, sia per ciò che tu prima hai detto, ovvero del far capire, comprendere a Bari che la città di Taranto non può essere privata di un assessore che compete alla città di Taranto. E soltanto rifrequentando, come sempre ha fatto questa città, e avendo un rapporto diretto e con le forze politiche e con chi è che siede in amministrazione comunale, diciamo, può secondo me di nuovo riconsiderare una certa cosa. Poi il presidente Emiliano certamente è determinante nel dover mettere insieme tante anime del centro-sinistra che ovviamente in questo momento qui sono state diversamente e politicamente sistemate altrove. Io quando dico Taranto schiaffeggiata penso i posti letto di endocrinologia che sono stati ridotti a Taranto da 10 a 2. Il che significa che le varie patologie endocrinologiche legate alla diossina a Taranto sono state ignorate. Allora tu non mi puoi venire a dire, caro Emiliano, che vuoi aiutare Taranto quando poi togli i posti letto per una problematica, per una patologia connessa ai drammi ambientali di Taranto, quei drammi ambientali per i quali Emiliano fa tanto il paladino. Qui dobbiamo capirci, perché non è che portiamo l'anello al naso. Quando mi togli 8 posti vuol dire che tu di Taranto te ne fotti. Questa è la realtà. Non sono assolutamente in distonia con quanto diceva, vedi, Mimmo prima. Cioè, nel senso che anche noi del Partito Democratico a livello locale abbiamo fatto le opportune rivendicazioni, diciamo, facendo il distinguo rispetto ad una politica regionale, rispetto al fatto che si erano chiuse delle entità ospedaliere tipo cardiologia, tipo i pronti soccorso, su cui non sempre abbiamo condiviso determinate politiche. E lo dico, lo posso dire con le mani libere, perché io ho sempre fatto un ruolo di opposizione rispetto a certi problemi, e come ho ritenuto fallimentare la gestione Fitto, così ho ritenuto fallimentare quella di Vendola e così sto ritenendo fallimentare quella di Emiliano. Quindi nessuno mi può dire sei di centrodestra o sei di centrosinistra, perché sto denunciando i fatti come sono. Quindi non penso di essere al di sopra delle parti. Se mi posso permettere per chiudere, ecco, vedi, perché l'importanza, ora nulla a dire contro l'altra parte, perché l'importanza di avere un sindaco, seppur del Partito Democratico,
se, nonostante sia lo stesso Emiliano del Partito Democratico, nonostante sia Gentiluni o chi per lui del Partito Democratico, ecco, un sindaco del Partito Democratico che sappia dire di no rispetto a determinate scelte e che sappia dare un distinguo, quando sono usciti, come ha fatto rilevare Mimmo, quella questione della vendita a Marcegaglia, lo stesso candidato sindaco Melucci, secondo me, ha fatto bene a porsi in una situazione di, diciamo, di distinguo rispetto a quello che era avvenuto, nel senso che certe politiche, certe scelte devono essere condivise con la città e devono essere ragionate anche, come diceva, come faceva rilevare, i livelli occupazionali prima, non possiamo saperlo a cose fatte. Bene, ci sia un candidato sindaco del PD che sappia però dire le cose in faccia nel momento opportuno. Torni su un argomento e non fare sulle lettere. Melucci dice di essere un candidato al di sopra, ma lui è tesserato PD, ho saputo. Melucci ha assunto una tessera del Quindi partito. È un uomo del PD, non è della società civile. Scusami. Non c'è niente di male. Non c'è nulla di male. Però è un candidato durante, del PD. Chiedo scusa, durante le elezioni, perché poi hanno sollevato questa cosa qui, un candidato sindaco... Non c'è niente di male. Io però non sono andato, devo dirti la verità, non sono andato a constatare la reale esistenza di una tessera che era stata detta, nonostante sia il segretario cittadino e quindi dovesse avere tutto sotto controllo, invece così non è stato. Cioè, non ho parlato, può darsi pure che abbia la tessera in tasca. Chi lo sa? Faccio a me, da 4.000 iscritti non li conosco. Però non è un candidato qualunque, una tessera qualunque. Non sono andato a portare. Tessera del candidato sindaco. Però mi farai, potrò andare a rilevare nei prossimi giorni questo argomento qua, che okay. È giusto. E allora, l'Ardiello, la Baldassarri non ha tessere. Assolutamente. Ecco, però, quando, se uno dice, una delle prossime interviste le dirò, ma... Se la Baldassarri sente dire sono il candidato del centrodestra, incomincia un po' a irritarsi. Nel centrodestra di Arcidiste Cinque, ma è il candidato del centrodestra, perché si irrita la Baldassarri? Perché pare che ci sia questo. Ma io credo che si irriti. Quest'ombra del dissesto che Luigi, possa echeggiare. Lei è candidata perché ha scelto di farlo. Si è trovata attorno una serie di soggetti politici e anche del centro soggetti, mi sembra ovvio che l'hanno sostenuta. Poi adesso andare a leggere la sfumatura però è candidato del centrodestra, giornalistica è candidato anche del centrodestra, però se lei sente si inalbera. Vabbè, io penso, voglio dire, che adesso non dobbiamo fare battute, io penso che dobbiamo parlare di cose serie e lo dobbiamo fare con serietà, perché è un appuntamento, quello che ci attende, importantissimo. Allora, si parlava prima di Melucci, non è che noi dobbiamo fare la questione se uno c'ha la tessera o non c'ha la tessera, ma sicuramente con Melucci sindaco noi avremmo 14 consiglieri comunali del Partito Democratico. Una volta si diceva quasi un discorso monocolore. Allora, rivendicare discontinuità oggi, quando il Partito Democratico ha gestito qualsiasi tipo di vertenza, che negli ultimi anni ha visto la città soffrire e soccombere rispetto a tutti i temi, torno a dire, quello della sanità, quello ambientale, quello occupazionale, senza avere una così forte presenza del PD, pur avendo il PD comunque la maggioranza dei consiglieri dell'amministrazione Stefano. Immaginate che cosa vorrebbe dire avere un'amministrazione comunale praticamente tutta del Partito Democratico. Però Lardiello, se da un lato il PD, ci sarebbe il monocolore PD, nel caso della Baldassarri potrebbe essere un minestrone. Ora non so delle due cose scegliere, perché uno è un monocolore, l'altro vedo, è un minestrone. Io non vedo molto nulla, diciamo, eterogeneo, Luigi, variegato. Ci sono alcuni potenziali eletti che hanno fatto un pezzo di strada con Stefano, l'amministrazione Stefano, loro ne risponderanno nel loro operato, qualcuno di questi è stato rivotato, qualcun altro no. Va da sé che la stragrande maggioranza dei potenziali eletti saranno del tutto nuovi e comunque estranei all'amministrazione precedente. Dire che l'amministrazione Baldassarri possa portare dentro un know-how importante di esperienze passate è dire il falso. Okay. Sarà un qualcosa di completamente diverso, soprattutto nei modi, soprattutto nell'approccio, soprattutto nel difendere la città rispetto al governo nazionale,
Matteo Renzi, il segretario del Partito Democratico, ex Presidente del Consiglio, futuro candidato Premier, viene a Taranto solo a fare passerelle. Io non credo che i tarantini possano premiarlo di questa strafottenza consegnandogli le chiavi del municipio di Taranto. Qualcosa di impensabile. È che noi, rispetto a loro, no, siamo stati votati da 12.000 persone. Abbiamo avuto, siamo il primo partito a Taranto, mi dispiace per loro, non sono stati votati, hanno avuto soltanto 45.000 voti. Cioè, sono stati proprio qui stupidi. Il voto va rispettato comunque. Il voto va rispettato. Se siamo arrivati al pallottoliere, vuol dire che argomenti non ce ne sono. Ma rispettato la coalizione ha avuto 20.000, la volontà. Poi se vuoi ti spiego com'è che voi ne avete avuto 12.000. Certamente non possiamo andare oltre quello che ha detto lui. Ok, ma nella maniera più assoluta, appunto, però voglio dire, però, oltre a quello, il pallottoliere non è un argomento. L'argomento è quello che voi non avete fatto e che avete fatto in danno della città. Voi avete agito in danno della città. Questo è poco ma sicuro. Chissà perché non vengono mai loro titolati a livello nazionale. Ah, il Presidente del Consiglio era Renzi, non è che non è venuto mai una volta il loro Tommy Renzi è venuto a Taranto a farsi le foto. Ha preso impegni che non ha mai mantenuto. Ma chi te l'ha detto? La città. Ma avevate con me, avevate consegnare bevuto. A Renzi. Avevate bevuto sicuramente. Vabbè, però compenso. Siete voi che dite cose inesatte. Va bene, andiamo. Ma i tempi sono. Ma quali? Ma stai scherzando? Ma stai difendendo l'indipendente? È venuto a inaugurare il terzo piano del museo. Beh, come è andato? Ed era Presidente del Consiglio. E io l'ho interrotto. Non mi sembra. Non mi sembra che non mi sembra che ha trovato quello di perché il museo va una benissimo. Folla ah? Sì, sì, benissimo. Chissà che fu accolto benissimo. Bene Pelile una folla trionfante. Quindi alla fine scusami, però Renzi da caso ti ha avviato il museo. Carità, devono stare lontani da Taranto. Perché così non sono avere persone a Taranto che quello ci porterà il grande consenso. Allora ne immagino la giornata per rispondere alla domanda. Per favore, allora immagino Nevoli il domenica 25, penso che andrà a votare, poi sa lui quello che farà e poi penso magari nella giornata dirà come riorganizzare Taranto, non come sindaco ma ovviamente come apporto. Allora, il Movimento 5 Stelle deve necessariamente riorganizzarsi a Taranto. Partiamo dal presupposto che adesso c'è il Movimento 5 Stelle, perché prima non c'era il Movimento 5 Stelle a Taranto. E ci sono due portavoce in Consiglio Comunale che, come dicevo prima, sono chi vi sta parlando è Massimo Battista. Perché nel momento in cui arriva la certificazione al candidato sindaco, il candidato sindaco è appunto portavoce candidato sindaco, ma non è che sia poi portavoce a tutti gli effetti, perché bisogna aspettare che arrivi l'esito della tornata elettorale. Adesso il Movimento 5 Stelle a Taranto c'è ed è in Consiglio Comunale. Quindi dobbiamo necessariamente affrontare il Consiglio Comunale e con le proposte, con tante proposte, quelle che sono già contenute nel nostro programma, già oggi ho avuto modo di confrontarmi con i due schieramenti, nell'ambito dei quali sarà individuato il candidato sindaco dei cittadini il sindaco dei cittadini di Taranto. E così faremo ogni volta, ma non solo nell'ambito delle sedute del Consiglio Comunale, ma anche nell'ambito delle commissioni. Noi vogliamo essere assolutamente propositivi e poi dobbiamo necessariamente ritornare tra i cittadini, fare in modo che i cittadini capiscano che effettivamente andava data fiducia al Movimento 5 Stelle. Probabilmente è stato un difetto di comunicazione, come dicevo prima, forse non abbiamo avuto il tempo sufficiente per farlo. Ebbene, adesso ci sono 5 anni. Quindi io dico che la nostra campagna elettorale per le prossime amministrative è iniziata lunedì scorso. Di lì dobbiamo partire per includere i cittadini e fare in modo con che gli cittadini... altri meetup tutto a posto? Con gli altri meetup, quello poi lo valuteremo, nel senso che il Movimento 5 Stelle a Taranto è via Dante 100, con due portavoce in Consiglio Comunale. Quindi questo è un dato di fatto oggettivo. Se io devo esprimere un mio giudizio, altri esponenti dei 5 Stelle che prima erano molto attivi, molto partecipi, in questa tornata, forse perché hanno visto soccombente alle comunali il proprio candidato sindaco, li ho visti quasi o assolutamente disimpegnati. Certamente non è stato un esempio di coerenza, perché la democrazia ha decretato la
Luigi, io parlo... la designazione democraticamente di Francesco Nerozzi. Bello o brutto, piaccia o non piaccia. Democrazia, cioè con le regole del Movimento 5 Stelle, il voto online. Non è che se non mi piace... Però a me non piace parlare degli altri. È una mia valutazione che ho fatto. Così come, visto che tu quando hai fatto l'apertura, hai fatto l'incipit in esordio, hai detto che questa è stata una campagna elettorale nella quale molto spesso si è nata anche sui personalismi. Troppo. Non penso di aver avuto atteggiamenti di questo genere io, nonostante abbia subito attacchi personali. Tra l'altro, addirittura sono stato accusato per quanto ho svolto nell'esercizio della mia attività professionale, come se fare l'avvocato penalista è un marchio di infamia. Magari la prossima dovresti fare il fruttivendolo. Una lettera scarlatta, no? Tu hai fatto l'avvocato ed hai fatto questo. Va bene, lascio nel tempo che trovano queste affermazioni. Credo che i due colleghi che ho alla mia destra e alla mia sinistra non potranno che concordare, visto che anche loro giornalmente fanno lo stesso lavoro. Ma al di là di questo, io parlo di me, di quello che il Movimento 5 Stelle Taranto fa e intende fare, non parlo degli altri. Quindi chi è disponibile a seguire il nostro percorso, ovviamente è benvenuto. Eliana Baldo, ci sarà tanto da lavorare e bisognerà anche stimolare, perché l'opposizione andrà fatta non solo in Consiglio Comunale, ma andrà fatta anche nei confronti di Regione e di Governo. Forse da qui la necessità di unificare in Consiglio Comunale, unificare tra virgolette, queste forze antisistema, visto che non è stato possibile da sindaco almeno fare un'azione sinergica, comune, no? Certo, assolutamente, l'atteggiamento è sempre stato aperto a tutti quanti, non abbiamo mai interrotto il dialogo con nessuno e quindi a maggior ragione adesso che non ci vede, non siamo competitor, quindi penso che l'obiettivo comune verrà ragionevolmente percorso da tutti in modo determinato. Che esperienza, che sensazione gli ha dato una campagna elettorale, quella vostra abbastanza genuina, casereccia nel senso più positivo del termine, basata sul contatto, senza magari quelle spese, quei soldi, esatto, quelle migliaia di euro che volavano tra manifestini 6x3, cene, cenette, abbuffate, show, balli e quant'altro. Non è una prerogativa solo loro, attenzione. No. Anche noi. No, per carità. No, anzi, siete stati spartani. Se posso permettermi, la nostra è stata una campagna elettorale vera, cioè partita, è stata fatta con il cuore, partita dalla collaborazione di tutti, ci siamo messi tutti a dare sostegno a Vincenzo, anche autofinanziandoci, quindi nei limiti delle nostre possibilità. Vedevo il vostro Antonio Lenti, che è un bravissimo figlio, un bravissimo ragazzo, con i manifesti con la colla. Ma noi siamo andati ad attaccarci i manifesti da soli, cioè non abbiamo avuto problemi a sciogliere la colla nel secchio. Per esempio, mi sarebbe piaciuto vedere attaccare i manifesti Meluccio e la Baldassarri. La Baldassarri l'avrei vista più Meluccio, lo vedo un po' più Baldassarri più caliente. Secondo me se lo sente domani lo fa. E comunque per questo ci sono problemi. Devo... È una persona di grandissima praticità, diciamo. No, cioè, Meluccio forse fin troppo. Antonio Lenti è stato bravissimo in questo, ma anche tanta gente che non si è candidata, che ci ha sostenuto e che fuori, diciamo, dai riflettori delle liste ha fatto tantissimo. Io ho dovuto anche già lo conoscevo il dottor Viesti, che è un professionista che non aveva certamente nulla da chiedere di cui arricchirsi. Va bene, un bel Polifemo, salutiamo i nostri ospiti, Tommy Lucarella, segretario cittadino del PD, candidato, ci dirà in una delle prossime puntate, ci svelerà non il segreto di Puente Viejo, la famosa telenovela, ma il segreto del PD. Meluccio aveva la tessera? Lo sapremo, solo vivendo. Avvocato Mimmo Lardiello, candidato al Consiglio Comunale con Forza Taranto, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, grazie a Lardiello. Grazie a lei, ma... L'avvocato Francesco Nevoli, detto Ciccio, grazie. Candidato sindaco e ora consigliere
comunale di Taranto, Movimento 5 Stelle, e poi l'avvocatessa Eliana Baldo, candidata appunto alle ultime, a queste comunali, con Taranto Respira. È tutto, l'appuntamento con Polifemo per venerdì prossimo, se Dio lo vorrà, stessa ora, ore 21, stesse emittenti, Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, e Viva l'Italia Channel, canale 879 della piattaforma Sky, venerdì prossimo, ore 21, siamo qui, saremo qui con Polifemo, l'informazione libera della città, che piaccia o no, io dico sempre quello che penso, e forse più di qualche volta cerco di dire quello che dico, che vogliono sentir, quegli argomenti di cui i cittadini vogliono sentir parlare. Alla prossima, buona serata.